Torniamo a parlare di Siria con Antonio De Martini. La notizia più recente è la notizia dell'abbattimento di un jet russo da parte della contraerea turca. Questo fatto, che sostanzialmente si tratta di un incidente, però ripone una questione all'attenzione delle persone, ossia molti dei paesi che apertamente sostengono di combattere l'ISIS, e in particolare le potenze sunnite dell'area e ovviamente gli Stati Uniti d'America, che sono in qualche misura il protettore di queste potenze, mostrano di avere come obiettivo principale più la caduta del regime di Assad che non la lotta all'ISIS. Cosa pensi che dimostri, Antonio, l'abbattimento di questo aereo russo, e quali saranno le conseguenze nei confronti della Turchia che Mosca potrebbe mettere in campo? La causa di questo abbattimento è dovuto al terrore della Turchia, terrore giustificato da un elemento importantissimo che non viene sottolineato da nessuno, cioè in questo momento, in caso di conflitto, la Turchia è accerchiata al suo nord dalla Russia, verso il sud-sud-est dall'Iran. Alle spalle si trova la Siria, che certo non è più amica, e dalla parte ancora finale c'è la parte Iraq, dove ci sono i curdi iracheni che detestano la Turchia. Se a questo aggiungiamo che dall'unica parte verso l'Europa, in cui la Turchia è tra virgolette libera, e confina con un alleato che sono i greci, divisi con loro da un odio secolare, fa capire che la Turchia in questo momento si sente accerchiata. Il colpo sparato contro l'aereo russo ha la finalità intanto di creare una forma di dialogo con i russi, perché adesso il capo di Stato Maggiore turco ha detto che per evitare altri incidenti del genere bisogna che si parlino, cioè hanno bisogno di parlare, vogliono capire cosa vogliono fare i russi. Anche i francesi si stanno coordinando in questo momento. I francesi si sono già coordinati, proprio per evitare questo tipo. L'hanno fatto per distinguersi. Perché per distinguersi? Perché questa guerra di Siria, che io ho definito già 2 o 3 anni fa un vaso di Pandora, sta sfornando una sorpresa dopo l'altra. E in questo momento noi abbiamo la Francia che, dopo aver rifornito di armi e anche di volontari, perché non vengano a dire che non sapevano che c'erano dei cittadini francesi e che erano andati volontari a combattere con i ribelli, in questo momento, dicevo, la Francia si trova in 2 posizioni diverse in Siria. Combatte a favore dei ribelli fornendo armi e uomini, e adesso combatte contro i ribelli bombardandoli assieme ai russi. Questo è uno dei 30, come dire, delle 30 contraddizioni che si trovano. Una di queste contraddizioni, anzi 10, sono state sottolineate da una senatrice americana, che è una senatrice del collegio delle Hawaii, cioè lo stesso zona di nascita e di elezione di Barack Obama, sì, insieme a un repubblicano della Georgia, Austin. La senatrice si chiama Tulsi Gabbard, sì. Gabbard, sì. E il senatore invece è il senatore Austin, repubblicano della Georgia. Entrambi hanno detto che in Siria in questo momento ci sono 2 guerre differenti. Una guerra autorizzata dal Congresso contro l'ISIS ed è coperta da una disposizione legislativa che comunque risale all'11 settembre del 2001, però c'è una legge antiterrorismo che autorizza gli americani a combattere contro l'ISIS, che è una filiazione, è una conseguenza, è un miscuglio con Al Qaeda, e dall'altra parte stanno combattendo una guerra invece clandestina, illegale, illegittima, contraria al diritto dei leggenti contro il legittimo governo siriano. Cioè abbiamo questi due paesi un po' troppo protagonisti e un po' troppo nervosi che in questo momento stanno facendo una guerra da tutte e due le parti del coso, con la pretesa di voler loro decidere chi vince e chi non vince, e vorrebbero sbarazzarsi in realtà di entrambi, e facendo questo non riescono a fare né l'una cosa né l'altra. No, non solo, il problema è anche che se si sbarazzano di entrambi, la situazione di vuoto che si va a determinare non è in nessun modo colmabile, perché la storia che per anni è andata sui nostri media, cioè dell'opposizione democratica e liberale ad Assad, è emerso che era del tutto priva di fondamento, non esiste una base di... Dire che esiste un'opposizione democratica ad Assad è come dire che esistono dei gentiluomini americani, sono delle contraddizioni in termini, non esiste. Senti, per quello che riguarda la posizione ambigua dell'America, tu ritieni che questo che tu hai chiamato un modo di dialogare della Turchia con la Russia, un modo di, forse di, un, modo di un gesto disperato un di un paese accerchiato che ha visto fallire tutte le politiche che Erdogan negli ultimi anni ha messo in atto, tu pensi che gli americani potessero essere all'oscuro di questa cosa, o tu credi che ci sia stato in qualche modo un placet di Washington? Credo che non abbia rilevanza se gli americani siano o no all'oscuro, perché in realtà anche quando sono informati pienamente di qualcosa non la capiscono. Loro non riescono a capire la politica del Medio Oriente, del Vicino Oriente, per loro è troppo complicata, categorie che non capiscono, per cui fino adesso hanno sempre agito, o sono stati fatti agire, sono stati stimolati ad agire da provocatori che hanno messo avanti o delle ipotesi fantascientifiche, oppure addirittura delle, come dire, nell'ipotesi di essere attaccati, attaccano per primi, che è il colmo della illegalità dal punto di vista del diritto internazionale, della stupidità dal punto di vista politico. Tu hai fatto riferimento a dei provocatori, cioè nell'interesse di chi è la politica che l'America e l'Europa... I provocatori ci sono da tutte le parti. Esistono categorie intere di personaggi in quel mondo che diventano milionari grazie a una crisi internazionale, grazie a un confronto militare magari della durata di 5 giorni. Cioè tu parli delle lobby delle armi, delle lobby del petrolio? Sì, qualsiasi lobby. In realtà quasi tutti gli affari che si fanno in Medio Oriente provocano dei morti. Per quello che riguarda invece il futuro della Siria e in genere il nuovo assetto del Medio Oriente, perché in questo momento la situazione è estremamente caotica, i fronti si rovesciano o comunque si modificano in maniera abbastanza veloce, in questo momento sembra che il tabù dell'intoccabilità dei confini siriani è venuto meno. Diversi personaggi di rilievo in America hanno sostenuto che non è detto che non si possano ridisegnare i confini della Siria sulla base dei dati di fatto del conflitto. Tu ritieni che questo sia possibile e quali sarebbero le conseguenze? Perché nel Medio Oriente tutti gli stati hanno confini che non sono né etnici né storici, ma disegnati con un righello dalle potenze coloniali. Se lo Stato siriano come Stato nazionale venisse meno e si creassero degli Stati più o meno etnici, tu pensi che questo, in caso sia possibile, non avrebbe conseguenze su altri Stati come l'Iraq, come il Libano? L'unica conseguenza del cambiamento delle linee di frontiera è la prosecuzione in forma indefinita di questa guerra, in maniera più intensa, meno intensa, ma la prosecuzione della guerra. Ci sono stati dei tentativi in questo senso durante la guerra civile libanese, che ricordo è durata 17 anni, cominciarono a un certo punto a circolare prima negli stati maggiori e poi anche sulla stampa dei disegnini di una ripartizione del Libano, dicendo allora qui ci mettiamo gli sciiti, qui ci mettiamo i cristiani, qui ci mettiamo i sunniti, eccetera, eccetera. E poi è finita in nulla per una serie di motivi. Intanto non esiste la possibilità di spostare la frontiera di uno Stato senza spostare altre 10 frontiere vicine. Esatto. Il secondo punto è che la Siria, dovendola ripartire su base confessionale, non c'è un territorio che consenta il dispiegamento dei cristiani. Cioè, i cristiani sono il 10% della popolazione, ma sono misti a tutti. Non c'è una zona prevalentemente cristiana. Se si parla di unificare i curdi, si parla di mutilare di un X%, dal 15 al 20%, esatto, il territorio di ognuno di questi 4 stati. Di questi 4 stati, come minimo, la Turchia e l'Iran sono imbattuti e insieme fanno 150 milioni di abitanti e 3 milioni e mezzo di soldati. Per questo dicevo, ti sembra realistica questa ipotesi di una eventuale divisione della Siria e come reagirebbero la Turchia e l'Iran principalmente, che sono le due potenze? È completamente idiota, cioè solo un imbecille poteva pensare questo. Intanto il patto seistico completato, cioè studiato dal 19 e ufficializzato nel 1928, è stato fatto da persone del calibro di Alfred Milner, che è stato il governatore del Sudafrica, è stato quello che è riuscito a provocare la guerra boera facendo finta di difendersi e a vincere la guerra boera. È stato il capo di gabinetto del primo ministro inglese durante tutta la prima guerra mondiale, gente del calibro di Winston Churchill, gente che conosceva la storia, che aveva una cultura. Adesso dei bravi ragazzi che hanno studiato a memoria tutte le abitudini dell'Islam e le hanno volute applicare, fanno soltanto dei macelli. La noce da cui è uscito tutto questo frutto avvelenato, e il fatto di aver dato il governo dell'Iraq agli sciiti, sulla base di un principio molto americano: gli sciiti sono la maggioranza, quindi diamo il governo agli sciiti. I sunniti governavano quel paese dal tempo della battaglia di Kerbala, cioè nel VII secolo, siamo al XXI secolo, quindi forse erano un po' radicati come elite di governo. Che cosa è successo? Che l'uscita fuori di questi sciiti ha provocato una reazione sunnita. Ecco l'Arabia Saudita che si è innervosita, gli sceiccati del Golfo che si sono innervositi, e i curdi che si sono ringalluzziti e hanno creato un macello vero e proprio. Da lì sono nate tutte le conflittualità che ci sono adesso. Nessuno è in grado, per quanti computer vogliano usare, satelliti artificiali, studio delle etnie, tutte scemate. Questa è gente che da più di 100 anni si è mischiata. Queste comunità si sono mischiate, non c'è più il ghetto di questo e il ghetto di quell'altro. Adesso cercare di dividerli, metterli da una parte uno, da una parte gli altri, solo un autentico cretino può pensare questo. Devo dire che c'è solo un argomento su cui i palestinesi e gli israeliani sono d'accordo, che questo cretino si chiama John Kerry. Tu puoi fare molti errori, puoi fare errori politici, errori militari. L'errore militare è stato di sottovalutare la capacità di difesa degli iracheni, perché hanno sempre pensato che bisognasse fare dei ragionamenti secondo i criteri del standard americani. Una grande colonna corazzata è arrivata, ha seminato la devastazione, poi ha dichiarato abbiamo vinto. Non è così, perché ognuno si difende come può. Saddam Hussein fece una dichiarazione che tutti hanno preferito dimenticare, ma quando gli americani gli dichiararono guerra e decisero di attaccarlo, lui disse: vi rimanderemo a casa uno per uno dentro dei sacchi di tela nera. Ed è quello che stanno facendo. Non hanno fatto un grosso lavoro, perché fino adesso ci sono 5.000 morti in Kosovo rispetto a 1 milione di iracheni, ma gli iracheni se lo possono permettere, gli americani no. Sì, ecco, qui c'è un altro punto, tu dici giustamente gli americani non se lo possono permettere per via dell'opinione pubblica, certo, un paese come... per via che sono un paese che si basa sul suffragio universale. Non ci sono soltanto i deputati Austin e Gabbard, nell'opinione pubblica europea da sempre, ma adesso anche americana, comincia ad esserci la forte percezione non soltanto degli errori relativi alla Siria e all'ISIS, ma a tutta la strategia mediorientale, a partire dalla guerra in Iraq, dalla guerra in Libia. L'opinione pubblica americana è sempre stata contro la guerra e si è convertita alla guerra solo dopo che si sono fatti degli attacchi a tradimento sugli Stati Uniti, Pearl Harbor, l'affondamento dell'Usitania, altre cose di questo genere, tanto opportune per far cambiare opinione all'opinione pubblica, che molti sostengono le tesi complottiste che invece gli americani sono fatti da soli. Cioè, non è vero, è frutto di incuria, è frutto di errori, perché tutti fanno gli errori, anche gli americani. Perché questo è una sopravvalutazione forse degli americani. Due domande per finire. La prima, la situazione sul campo, perché pare che la Russia stia facendo operazioni di terra, cioè che stiano arrivando rinforzi di terra e che questo, secondo alcune fonti, avrebbe consentito un avanzare dell'esercito regolare. Quindi, per concludere, voglio chiederti qual è la situazione sul terreno, qual è l'evoluzione dal punto di vista militare che tu puoi immaginare, se il conflitto è destinato a finire, a risolversi con la vittoria di una parte o di un'altra, se si dovrà andare a una soluzione negoziale. E poi tu hai parlato di governanti europei che sono irresoluti e incapaci. Ma quale dovrebbe essere la politica che tuteli la nostra sicurezza e i nostri interessi? Noi che cosa dovremmo fare? Beh, intanto dovremmo dare retta al premier italiano Renzi. Può avere 100 difetti, è sicuramente troppo sicuro di sé come la maggior parte dei toscani, però ha detto una cosa molto giusta, che non si va in giro a bombardare, si elaborano delle strategie. L'Italia è rimasta per 30 anni al di fuori del conflitto tra palestinesi e israeliani, tranne un caso eccezionale, è un attacco alla sinagoga che è costato la vita a un piccolo bambino fatto da un provocatore, Abbas, ma tranne quello per 30 anni noi abbiamo goduto un'assoluta pace. Perché? Perché avevamo fatto una scelta politica giusta. Il premier Aldo Moro, con l'aiuto del nostro servizio militare, nella persona del capo dell'ufficio R dell'epoca, il colonnello Sportelli, hanno concluso un accordo con l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che consisteva nella promessa che se non ci fossero stati attacchi contro l'Italia, l'Italia avrebbe presentato in sede europea un piano di pace tra Israele e la Palestina. Cosa che è stata fatta? L'Italia al vertice di Venezia riuscì a isolare l'Inghilterra della signora Thatcher e riuscì a far approvare da tutti i paesi dell'Unione Europea il piano di pace di Venezia cosiddetto, e questo è stato un piccolo capolavoro diplomatico che hanno cercato di diffamare in tutte le maniere, perché irritava il fatto che l'Italietta fosse riuscita a elaborare una linea politica dignitosa, di riconoscimento de facto di una situazione, di mediazione in un grosso conflitto e di esserne uscita indenne. Questo che dici ci ha tenuto, diciamo, al sicuro rispetto a un altro conflitto, che era quello tra palestinesi e israeliani, ma in questo momento, con il terrorismo che sta puntando diverse città dell'Europa, dopo gli attentati in Francia ce ne sono stati diversi sventati in Belgio, cosa possono fare il nostro governo, i nostri servizi per garantire per quanto possibile la protezione del nostro paese da questo tipo di attacchi? I nostri servizi non possono praticamente fare niente, perché non sono in grado di prevedere che delle azioni pianificate all'estero, in centrali estere, e intercettarli eventualmente nella parte di comunicazione. Ma l'onorevole Minniti, che è incaricato dei servizi segreti da almeno un decennio, forse più, il polso della situazione, l'onorevole Minniti ha detto che è molto difficile prevedere attentati terroristici oggi, perché sono gruppi che si autoconvocano, se così è lecito dire, cioè si riuniscono, e il fatto che si riuniscano nelle moschee è solo un pio desiderio dei servizi segreti, così possono mettere un po' dei cimici nelle moschee e intercettare. È come dire che dei Brigate Rosse si riunivano in chiesa per complottare. Ci saranno stati anche dei gattocomunisti, anzi c'erano senz'altro, ma non andavano in sagrestia a confessarsi i loro piani. Ecco. Si autoconvocano e si danno da soli la motivazione, cioè si scelgono da soli gli obiettivi. Quindi i servizi segreti sono tagliati fuori da questa parte, che è la parte più pericolosa. Esiste solo un sistema. Se l'idea di uccidere o di fare un attentato in Italia nasce nella testa delle persone, bisogna arrivare alla testa delle persone. Questo è un concetto strategico fondamentale. Se non capiscono questo, siamo fregati. Come arrivare alla testa delle persone? Intanto rivolgendosi a queste persone e non a altri. Noi abbiamo la televisione che si rivolge agli italiani, non si rivolge alla comunità islamica o alla comunità araba. Qual è il problema? Il problema è andare a parlare con questi, con l'opinione pubblica araba, che vive in Italia e serve uno strumento di comunicazione fatto da arabi per parlare ad arabi dell'Italia e spiegare, ma anche con le ricette di cucina, anche con le fiction, eccetera, che gli italiani sono diversi da tutti gli altri. Serve assolutamente una iniziativa tipo quella che gli inglesi fecero durante la guerra di Radio Londra. Cioè una Radio Londra che parli agli arabi italiani. Era una radio che parlava italiano agli italiani sui problemi degli italiani. Tutti questi omicidi, assassini, assalti vengono tutti letti qua in Europa come un tentativo di intimidire la generazione Bataclan, il tentativo di intimidire quelli a cui piace la vita e altre scemate del genere. L'ISIS ha un solo obiettivo, è quello di reclutare il maggior numero di arabi possibile, quindi fa tutto questo tenendo conto della platea che gli interessa, che la platea araba non è la platea europea, non gliene importa niente. Cosa vanno a fare adesso? Vanno a fare mostra di come dire, di capacità combattiva, di eroismo tra virgolette, di capacità di indurre la gente al suicidio, perché è una tecnologia umana, cioè c'è la tecnologia umana contro la tecnologia tecnica degli occidentali. Questo è lo scontro globale. In termini strategici, adesso i russi vogliono riconquistare Aleppo, perché con la riconquista di Aleppo, che è una città importantissima, è una città che ha il doppio degli anni di Roma, per capirci, cioè, ha una storia scritta di 5.000 anni Aleppo, era il terminale della via della Seta. Aleppo ha questa importanza, potrebbe essere una capitale in antitesi a Damasco. Quindi prima di arrivare al tavolo della pace devono conquistare il Kosovo. Poi sulla presenza o meno di carri armati, sulla presenza non si può sapere niente, perché in campo tattico si fanno solo delle fotografie dai satelliti, cioè da 20.000 metri d'altezza, e queste fotografie si possono interpretare un po' come si vogliono. Dopo un'eventuale conquista di Aleppo, che una volta presa Aleppo, Assad, la Russia, l'Iran saranno pronti a sedere al tavolo della pace per discutere. Da un punto di forza e garantendo l'unità territoriale della Siria. No, non è da un punto di forza, è più per garantire l'unità territoriale della Siria, sì. L'ultimo problema, se Assad debba o non debba rimanere, questo francamente è un problema dei siriani, è un problema che i siriani devono decidere e che non possono essere decisi dalle ex potenze coloniali o da una would be, come dicono gli americani, potenza coloniale futura, cioè quella degli Stati Uniti. Hanno dimostrato di non capire le situazioni, hanno dimostrato che le interpretano in maniera errata, hanno dimostrato che non agiscono in maniera unitaria, tant'è vero che adesso stanno da tutte e due le parti della barricata, quindi forse è meglio che abbiano una pausa di ripensamento.